deputati Schlein e altri, che ha oggetto la posizione del governo sul salario minimo legale e su ulteriori misure atte a incrementare le garanzie per i lavoratori. La deputata Schlein ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. A lei la parola. Signora Presidente, c'è un dramma di questo Paese di cui non vi sentiamo parlare mai. È la precarietà e il lavoro povero, che colpiscono ancora più duramente le donne, i giovani, in particolare al sud del nostro Paese. Sono più di 3 milioni di lavoratrici e lavoratori che sono poveri anche se lavorano, a cui è negata ogni possibilità di costruirsi un futuro libero e dignitoso. Ecco, occorre fissare per legge un salario minimo, perché sotto una certa soglia non si può nemmeno chiamare lavoro, è sfruttamento. Una misura complementare e non certo sostitutiva della contrattazione collettiva, che invece va rafforzata, va estesa verso tutti, ad esempio con una legge sulla rappresentanza che spazzi via i contratti pirata. Ma lei qualche tempo fa ha definito il salario minimo uno specchietto per le allodole. Vada a dirlo a chi percepisce una paga da fame. Il Partito Democratico ha presentato una proposta sul salario minimo, tutte le altre opposizioni hanno presentato proposte o mozioni in questa direzione, ma le avete respinte tutte. A me interessa sapere cosa volete fare su questo. E mi stupisce che non vediate il nesso tra la crisi della natalità, di cui spesso parlate, e la precarietà in cui versano moltissime donne in questo Paese. Guardi, questo mi spinge a chiederle, perché non approviamo subito un congedo paritario, pienamente retribuito e non trasferibile di almeno 3 mesi? Questa sì che è una misura che aiuterebbe il lavoro delle donne, redistribuendo anche il carico di cura. Quindi io le chiedo, Presidente Meloni, approviamo subito un salario minimo e un congedo paritario. Noi ci siamo. Grazie. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, ha facoltà di rispondere.